Ciao ragazzi, sono Jill Cooper e benvenuti a Yes I Can, questa proprio web series dedicata alle persone che ce l'hanno fatta, che vogliono farcela e che ci mettono di tutto per cambiare vita. Oggi parleremo con Manila Ferretti e vedremo il suo viaggio, che è molto importante perché ci parla di una perdita di 65 kg. Insomma, ha passato di sopra 100 kg a entrare nel suo peso forma e andiamo a scoprire insieme come ce l'ha fatta. Ciao Manila! Ciao Jill, buongiorno. Ti spiego anche a te e a tutte quante che cos'è Yes I Can. Yes I Can vuol dire sì, posso. È questo web series che è dedicato alle persone che ce l'hanno fatta, alle persone che hanno sono riusciti a cambiare vita radicalmente e mantenere il cambiamento, perché molte persone perdono peso, poi riprendono peso o cominciano a studiare e poi smettono di studiare, perché Yes I Can non è solo di peso. Però Manila, innanzitutto vorrei che ci raccontassi proprio il tuo viaggio. Il mio viaggio è un viaggio lungo, è un viaggio sofferto, fra virgolette, sempre, perché i problemi sono altri. Però sono sempre stata una persona rinchiusa in un volucro di chili in più, o comunque un corpo che non volevo, non sentivo mio. E non mi sono mai messa l'animo in pace. L'unico mio problema è che, perché io sono sempre stata, dall'età di 8 anni che mi hanno fatto le tonsille, il medico già disse, sua figlia adesso avrà uno scompenso a livello ormonale, perché abbiamo tolto questa parte importante, e tenderà a ingrassare. Levato le tonsille, aveva sempre fame, appetito, cominciò a crescere continuamente. Io, mamma, vedendo come Manila molto demoralizzata, dispiaciuta, aveva le amiche che non erano, fra virgolette, come lei, si limitava a tante cose, ha sofferto tanto, era arrivata a circa 90 kg, 95 anche di più. In effetti mia madre mi racconta sempre che dal momento che ho tolto le tonsille io andavo a cercare le briciole sotto il tavolo, cioè avevo fame e mi vedeva crescere come si annacqua una piantina, cioè io proprio sono cresciuta in tutti i sensi. Era una bimba normale, è nata di 3,2 kg e perciò andava avanti tutto bene, se non che verso 7, 8, 9 anni circa cominciò a malarsi molto molto velocemente. Tutte le settimane eravamo con gli antibiotici, perché aveva sempre la gola. Il medico di famiglia ci consigliò di levargli le tonsille, perché era proprio l'età giusta, e niente, è stato tolto le tonsille, come annacquare una piantina di fiori che cresce sempre di più. I sensi, non ci ho più avuto un freno, ero nell'età in cui me ne fregavo, è vero, l'età dell'adolescenza, ma anche diventando ragazzina non avevo ormai imparato a convivere con questo corpo e valorizzavo altre parti di me: trucco, capelli, abbigliamento, super curata, super sistemata, non uscivo mai se non ero in un certo modo. Perché lei è sempre stata una ragazza, diciamo, stravagante, esuberante, sempre col sorriso, carismatica, organizzava feste tra amici, ovviamente, però era sempre quella che si buttava nel ballo, sceglieva come addobbare le stanze, che diciamo che caratterialmente ha sempre nascosto il suo disagio che aveva nell'avere quei chili in più. Però dentro ci soffriva tantissimo, e questo lo so. Infatti si era creata quasi tipo una corazza che la proteggeva da questo suo, diciamo, malore interno. Che sensazione avevi a tenera età di 8-12 anni di avere un corpo che non si rispecchiava i tuoi compagni di scuola? Che cosa, come ti sentivi? È quello, brava, il lato psicologico. Mi sono sempre sentita diversa. Diversa perché se si faceva una foto di gruppo in classe, io ero in fondo. Se dovevo seguire una lezione, Manila davanti non ci poteva stare perché tappavo i bambini dietro.
Quindi mi sono sempre sentita un gigante o comunque una persona non normale, fra virgolette, rispetto alle altre. Per trovarmi un jeans, tutte le mie amiche portavano i Levi's, io dovevo andare nella prima misura da uomo. In apparenza, se conoscevi Manila, a primo impatto ti sembrava una ragazza un po' burbera, un po', che diciamo, un po', non ti dico scontrosa, però... diciamo che si faceva valere parecchio, però in pochissimi si accorgevano chi aveva veramente tanto a che fare con lei, si accorgevano del cuore grande che aveva e diciamo del disagio che provava nell'essere diciamo cicciottella. Non è un male e non nascondiamo nemmeno. Gli amici mi vedevano uguale agli altri, non mi hanno mai fatto pesare niente, però c'erano le cattiverie. Cattiverie avvenivano quando ti confrontavi anche con altre persone all'interno dell'istituto, la cicciona, o c'entri seduta nei posti nel pullman, ma te c'entri. Cose che ti feriscano, che lì per lì io facevo una risata, diventavo rossa e mi entrava dentro tanta rabbia, ma poi me ne fregavo sfogandomi nel mangiare. Vorrei soffermarmi proprio su questo punto che ci dice Manila. Ci parla di un fatto di un bullismo verbale, no, perché le nostre parole possono ferire le persone e non è sempre detto che una persona che è fuori forma di... per voglia, proprio desiderio, no? A volte ci sono problemi fisiologici, ci sono problemi metabolici e prima che apri la bocca provate a riflettere di quello che state dicendo, perché le parole fanno male e spesso e volentieri una persona che è fuori peso subisce un bullismo verbale all'inverosimile, perché tutti quanti hanno dei angoli bui, delle cose che provano a nascondere. Magari uno che ha il vizio del gioco non lo vedi, o magari una persona che ha il vizio delle sostanze non lo vedi lì per lì. Invece chi ha qualche chilo in esubero spesso e volentieri viene attaccata tutti i santi giorni quando esce di casa, e noi dobbiamo anche pensare che noi possiamo aiutare queste persone a ritrovare loro stessi, la loro fiducia, anche la loro forma fisica, se noi siamo più gentili con le nostre parole. Che mi dava soddisfazione e non avevo mai un freno. Con i primi soldini che avevo uscivo, andavo al bar e mi compravo Kinder Bueno, patatine, gelato, perché affogavo il mio dispiacere e in quello era l'unico momento in cui ero felice. Nessuno mi poteva capire. Ha sofferto tanto, io ho sofferto con lei. Fino a che ho iniziato a voler a curare un pochino più me stessa e inizi la prima dieta. A 14 anni ero a Figurella, ho veramente girato il mondo dal punto di vista di dietologi, nutrizionisti, persone importanti, persone bravissime, ma che nessuno è riuscito mai a arrivare a... non sono mai riuscita ad arrivare alla meta e ho scoperto il perché, perché non abbinavo mai lo sport insieme all'alimentazione. Avendo più di 100 kg in sovrappeso diventa veramente una sorta di prigione, una sorta di involucro. È difficile per le persone ammettere di aver superato un punto che potrebbe sembrare di non ritorno, ma la verità è che volere è potere, e più che ancora più di volere potere è la costanza che ci aiuta a cambiare. Infatti Manila ce l'ha fatta perché si è messa di sana pianta di cambiare vita giorno dopo giorno con la costanza. E proprio secondo me il messaggio di Manila, che è così importante, è che se voglio cambiare posso. Alla prossima puntata scopriamo come ha fatto.